Amici sportivi, buongiorno e buona domenica a tutti da Mimmo Siena, bentornati per questo nuovo appuntamento con Radio Sport. La domenica in apertura il basket con la decima giornata del campionato di Serie C maschile che ha visto una pazzesca rimonta della Olimpica Basket nella gara più importante del sabato, quella giocata ieri sera al Pallabasket Nando Di Leo contro la formazione dell'Alius San Severo. Il risultato parla chiaro, 77 a 75, una rimonta incredibile avvenuta negli ultimi 10 minuti dell'ultimo quarto di gara, quando sembrava per davvero che non ci fossero più le speranze per poter centrare un risultato positivo. E dire che al termine del terzo quarto l'Alius San Severo era avanti 65 a 51, ma la vera forza sta nel tifo della formazione ofantina che ha dato veramente il massimo, sospingendo i propri beniamini ad una vittoria che sembrava inesperata, ripetiamo, fino a 10 minuti dalla fine. Tutto si è concretizzato in pratica negli ultimi 4 minuti di partita, prima con Laguzzi, poi con Nocera che ha fatto il tiro del 70 a 70, per poi andare ancora in lunetta con lo stesso Laguzzi per il 77-73 insieme a Granato. Ricordiamo che questa è stata la vittoria più bella per l'Olimpica della Cerignola del basket, quella che amiamo di più raccontare, non certo quella peggiore, dopo l'episodio di ieri mattina intorno alle 10, quando uno sconsiderato ha sfregiato il cartellone dove stava appunto il pannello con la presentazione della partita. Saranno altre indagini a fare la loro competenza, ma per quel che ci riguarda, quello che è arrivato ieri è stato un segnale importantissimo di civiltà, correttezza e naturalmente tifo sportivo, come tutti vogliamo. Nell'attesa poi c'è per questa sera anche per l'altra formazione di Cerignola, la Castellana Udas, la capolista del torneo che punta alla decima vittoria consecutiva con una trasferta insidiosissima questa sera alle ore 19 contro la Webin Manfredonia. Un altro derby da vincere, le qualità ci sono e le aspettative sono quelle giuste e speriamo che sia così. E adesso passiamo al calcio con la tredicesima giornata di campionato che ha già offerto degli spunti importanti, ma anche dei risultati sorprendenti, se vogliamo. Perché fatto salvo la vittoria del Chievo sul Verona nel derby del pomeriggio scaligero delle 18, a sorpresa il Napoli è caduto al San Paolo 1-0 ad opera di un Parma aggressivo, molto ben disposto in campo, mentre gli azzurri di Benitez non sono stati quelli che abitualmente siamo abituati a vedere. La rete di Cassano a 10 minuti dalla fine ha tolto le speranze agli azzurri di poter centrare almeno il pareggio, che invece è stato conquistato dal Genoa a San Siro nella gara contro il Milan, giocata alla stessa ora alle 20:45 in contemporanea con quella del San Paolo. Il Milan si era portato in vantaggio con Kakà per poi subire la rete del pareggio Grifone con Gilardino sul calcio di rigore. Oggi attesa per le altre, con una particolare attenzione per la Juventus in trasferta a Livorno che ha problemi in difesa, e poi naturalmente bisognerà attendere la capolista del torneo, la Roma, che sarà impegnata domani sera alle 20:45 contro il Cagliari. Tra le altre sfide, da non dimenticare Udinese Fiorentina, Sampdoria Lazio, Sassuolo Atalanta e Torino Catania. Passiamo adesso al volley. Il campionato di Serie C femminile ospita la sua sesta giornata di andata con l'attesa questo pomeriggio al Palabasket, anzi al Palasport Nando Di Leo, per la sfida, l'atteso derby tra la Pigio Cerignola ed il Manfredonia. Le due contendenti sono divise da un solo punto in classifica, con le Ofantine in testa a 15 punti e le Sifontine a quota 14. Il coach del Volley Manfredonia, Fabio Dellicarri, ha costruito una compagine solida che si basa su un mix di esperienza e giovane freschezza. Non di meno anche la squadra ofantina guidata da Michele Drago e Cosimo di Lucia, che possono veramente dare tanto e tante emozioni. Invece, sconfitta imprevista per la Iposea Udas a Noicantaro nella stessa giornata del campionato di Serie C maschile. Infatti, i ragazzi guidati da Roberto Ferraro hanno perso a Noicantaro
con il punteggio di 3 a 1, con i parziali di 21-25, 25-16, 29-27, quindi capite bene come nel terzo set l'Iposia si sia mangiata veramente la possibilità di poter riaprire il match almeno sul quarto set, ma ai vantaggi ha vinto il Novi Cantero con il punteggio di 3 a 1. Negli altri risultati il Modugno ha battuto l'Assiamon Bari 3 a 1, mentre il Trigiano il tredicesimo Super Volley con il punteggio di 3 a 0. In chiusura la Formula 1, perché questo pomeriggio si chiude il mondiale con l'atteso Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos, con ancora una volta Vettel come al solito in pole position, ma questa volta le Ferrari ci sono, almeno quella di Alonso c'è perché ha conquistato il terzo tempo, quindi partirà dalla seconda fila, un po' meno Felipe Massa che invece partirà undicesimo. Bene amici ed amiche, è tutto per quanto concerne questa edizione di Radio Sport la domenica. Prossimo appuntamento con l'informazione sportiva di Speciale News domani pomeriggio alle 18 con Radio Sport lunedì la giornata. Grazie per averci seguito a tutti da Mimmo Sena, l'augurio di passare una splendida domenica.